Ma quanto è buona la torta salata peperoni e tonno? Prepariamola insieme. Prendere un rotolo di pasta sfoglia rotondo e bucherellare la superficie. Cospargere con 2-3 cucchiai di pan grattato il fondo. Aggiungere i peperoni precedentemente saltati in padella con un goccio d'olio e uno spicchio d'aglio. Aggiungere il tonno sott'olio, le olive nere e anche la scamorza tagliata a fettine sottili, in questo modo su tutta la superficie. Sigillare per bene i bordi e cuocere a 180 gradi in forno statico per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la torta salata a peperoni e tonno che sembra una pizza, ma non lo è.